Come si trova con Guido Micheli, il figlio di Maurizio, che appunto che l'altro è un importante direttore di doppiaggio? Perché ha Benissimo. diretto lui. Sì, bene, ma devo dire, insomma, è stata una cosa abbastanza semplice, ma è stato un lavoro complesso perché fai le colonne separate, no? Quando tu arrivi lì in sala di doppiaggio, c'hai il tuo personaggio, quindi scorri gli anelli, la cosa. Ci siamo trovati subito. Sai, facendo teatro, facendo tanti, essendo abituato anche a cambiare personaggio, abbiamo trovato subito quello giusto. E quello che è interessante poi non è che si doppia dall'inglese. Spesso quando si doppia, diciamo che è un cartone animato italiano, questa è già una cosa molto positiva, molto rara. E io conoscevo Enzo così di vista, e quindi è stata un'occasione anche per lavorare insieme. Mi ha fatto piacere rincontrare tanti altri attori al doppiaggio, come Paolo Ruffini, come Rocco Papaleo, Maurizio Micheli, tutti amici, quindi ci siamo trovati tutti insieme a fare questo lavoro, è molto bello. Soprattutto è bella la presenza di Dalla, è stata l'ultima cosa che ha fatto Lucio per appunto questo film. Quindi è una cosa importante, spero che abbia molto successo e che il mio apporto, che è abbastanza raro in Italia come voce, perché io non faccio solitamente doppiatore, però mi ha fatto molto piacere perché i personaggi si prende sempre da un lavoro che ha fatto qualcun altro. Qua per la prima volta non era né un attore americano o straniero che andava doppiato, né me stesso, perché a volte mi è capitato anche di ridoppiare delle cose, dei film che ho fatto, che magari c'era qualche rumore di fondo, eccetera. Qui invece è stato proprio, vedi un disegno, su quel disegno devi dargli la voce, quindi in qualche modo devi crearla sul personaggio che vedi disegnato, quindi anche la tua fantasia può spaziare e devo dire che è stata una cosa molto divertente e spero anche per il pubblico piacevole. Sì, poi insomma è raro in Italia che accada questo, perché in effetti non c'è, almeno non mi risulta che ci sia con un tempo una grande produzione in Italia di questo di film No. d'animazione. Infatti. Infatti Dalò è uno veramente dei pochi che porta alta la bandiera dell'Italia nel settore dell'animazione. Tra l'altro dicevamo con Mino Capri, sempre all'interno di questa rubrica, che questo film lo stanno acquistando in tutto il mondo. Eh sì, immagino. Essendo un prodotto tipicamente italiano, la nostra forza è fare le cose italiane, naturalmente, non cercate di fare quello che fanno gli altri, perché dall'estero sospettano che noi portiamo delle cose nostre. Quindi Certo. è un po' come se noi volessimo fare i musical 42nd Street o Chorus Line in Italia. Quando li facciamo, facciamo un po' ridere perché non ci appartengono come cultura. Noi dovremmo importare Rugantino, ecco, Campo dei Certo. Fiori, quel musical che ho fatto, originale, perché racconta noi, racconta l'Italia, racconta Certo. le nostre storie, e all'estero sospettano di vedere questo. Quindi Pinocchio rientra in una serie di progetti che possono avere fortuna all'estero proprio perché sono molto radicati nella nostra cultura italiana. Sì, infatti Pinocchio, tra l'altro, lo dico a chi ci sta ascoltando, avendo visto il film, infatti è completamente diverso dagli altri adattamenti per lo schermo di questa grande favola di Collodi, tanto da quello Disney, famosissimo, quanto da quello che ha fatto Benigni qualche anno fa. Sì, secondo me il migliore resta sempre quello di Comencini con Nino Manfredi, quello là con Gina Lollobrigida, quello che rimane un mito insuperabile nell'ambito del film. Qui è un cartone animato, quindi è un discorso diverso, non solo, ma tra l'altro Dalò ha fatto anche una riapertura di cose che spesso nella favola si dimenticano, non ci sono, quindi ha riaperto un po' dei tagli che si erano un po' acquisiti nel tempo, sono stati un po' riconquistati, quindi anche interessante anche il recupero di alcune parti che magari facendo le versioni cinematografiche non si potevano realizzare, e col cartone animato si può andare oltre con la fantasia, inventare e vedere cose che nella realtà non si potrebbero vedere. Dicevamo prima di Dalla, ecco, tu l'hai chiamato proprio col suo nome Lucio, quindi hai avuto modo di conoscerlo. Sì, non in questa occasione, però sì, lui era. Ci siamo conosciuti perché in alcune feste io ho letto delle cose che avevo scritto, una specie di poesie un po' comiche, e a lui piacevano molto, piacevano tantissimo, ci divertivamo molto, e quindi poi quando ci rincontravamo eravamo sempre molto
ci facciamo molte feste reciproche, quindi ci conoscevamo, poi lo ammiravo molto. Beh, quindi c'era anche, lui voleva anche inciderle queste tue poesie ironiche? No, non credo, non siamo andati oltre. Si divertiva, però la cosa, insomma, è rimasta una cosa mia, che lui ha fatto da spettatore. Ho capito, quindi insomma, anche io come altri sono confermi che poi Dalla era, tutti l'hanno detto, una persona, oltre che un artista, anche una persona straordinaria. Sì, una persona generosa, una persona meravigliosa dal punto di vista umano, sì. Dedico agli altri, sempre pronto ad ascoltare tutti, quello è stato veramente incredibile. E per, tornando al teatro, tu hai fatto l'anno scorso un lavoro molto importante, che è la versione teatrale di Che ora è, il film di Ettore Scola con Troisi e Mastroianni. Come è nata l'idea di questo spettacolo, che tra l'altro so essere stato visto a Napoli proprio dalla sorella di Troisi? Sì, esatto. Ma nasce perché proprio Scola stesso, che venne a Civitavecchia a far parte di una giuria di un concorso che avevo ideato per il cinema, e mi disse: ma perché non fai Che ora è, che l'abbiamo girato tutto qui a Civitavecchia, e quindi sarebbe carino mettere in scena una cosa che comunque si ambienta a Civitavecchia, nella tua città. E questo è stato un elemento abbastanza curioso, perché infatti poi ho coinvolto anche la Fondazione Carici per recuperare tutte le fotografie del set, e abbiamo fatto anche una mostra con tutte le foto, che è ancora allestita nel Teatro Comunale Traiano, nel foyer della galleria. E quindi il fatto che fosse ambientato a Civitavecchia chiaramente è stato un primo stimolo. Poi l'opera era bellissima, io ormai sono tutta l'età per fare il padre, il ragazzo ha fatto i provini, ho trovato Clementino, che è un rapper molto in auge, napoletano, molto comico, che ho conosciuto come attore sul set di Distretto di Polizia, e quindi abbiamo deciso di fare questa avventura, che non è mai facile riportare in palco un adattamento teatrale, un film. Però l'adattamento teatrale l'avevano fatto le figlie di Scola, Paola e Silvia, che erano anche sceneggiatrici del film, e quindi devo dire che è stata una bellissima esperienza, e la famiglia Scola era molto felice del risultato, e questo mi ha fatto molto piacere. Quindi insomma si è mantenuto un po' le peculiarità del film. Sì, anche perché sia la famiglia Scola, la famiglia Troisi, questo me l'ha confermato Rosaria, la sorella, che ha visto lo spettacolo, è venuta alla conferenza stampa a Napoli, c'erano molti riferimenti con la vita sia di Scola che di Troisi. Notizie in controluce ha presentato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli, in collaborazione con marcobonardelli.wordpress.com.